Ciao Giorgio, allora in nome del nostro Dio Pio e del suo maestà Cesare Augusto, fondatore del nostro sacrissimo impero, di nostra madre Roma Antica, ti saluto. Laudetur Priapus. Laudetur, Augusto anche. Cesare Augusto sì. Anche, ovvio. Ecco, senti, oggi vorrei cominciare diamo con... diamo la massima importanza sì. Alla divinità Priapica, sì. In onore di tutti questi pretonzoli che violentano i bambini. No, allora, lascio stare. Questi pretonzoli che ce la fanno con i bambini, sì. Capito? Sì. Ci fanno schifo. Perché io noi ti... abbiamo a che fare con, è vero, personaggi di altissimo livello religioso che come ad esempio Priapo, sì. Priapo ce la fa con le ragazze, con le donne, con le femmine, eccetera, ma non tocca i fanciulli, come invece fanno i preti, i pretonsoli, i pretacci, capito? Ho capito bene, cosa vuoi dire? Bene. Senti, vorrei cominciare con due cose. Incomincia e io poi seguo. Sì, sì, ti seguo. Sul sito Megachip c'è un articolo che riguarda questa presunta legge contro il revisionismo storico, che poi diciamo chiaramente è una legge diretta a far sì che nessun storico faccia indagini su che cosa è veramente avvenuto nei campi di concentramento tedeschi. Allora, l'articolo in questione, apparso sul sito Megachip, dice il revisionismo storico si combatte con la cultura e non con la legge. Beh, un titolo più imbecille di così io non l'ho mai letto. A parte questo... Sì, è vero, il titolo è imbecille, sì, sì. E chi l'ha scritto è un testa di cazzo. Sì, sì, sì. Ecco, poi, scusami una corsa, una parentesi personale, non devi permettere. Vorrei salutare una carissima donna, no? Donna veramente di altri tempi, nel senso dei valori, no? Che si chiama Patrizia. Ecco, permetto un saluto, chiuso la parentesi. Una donna che, insomma, che vorrei tante le somigliassero, che abbiamo tanto bisogno di donne così, ma anche e soprattutto di uomini così. A questo punto, sì, certo. A questo punto, se si tratta di salutare una donna, ciao! Ecco, la saluto anch'io. Mi fa bene, molto bene. Poi è apparso un articolo su Aurora, molto importante, illuminante, sui fatti della presunta assassinio, o meglio del presunto assassino, diciamo, di Osama Bin Laden in Pakistan, che è venuto pochi giorni fa, un anno fa, molto importante, sì. Dell'articolo di questi coglioni allo strato primordiale, allora, che credono che sì, il sì. Negazionismo sì. Si combatte con la cultura. Allora, esatto. La loro cultura nega l'intelligenza. Loro sono i veri negazionisti, i negazionisti sì. Dell'intelligenza. Sì, è maledetto. Bravo, hai detto una cosa veramente condivisibile al 100%, anzi è anche molto intelligente, devo dire. Perché io condivido, in effetti, no, che poi sia un negazionismo, insomma, ma è molto semplice, non c'è bisogno di fare una legge. Se i signori Forson, eccetera, avessero detto delle cavolate, basta dimostrarglielo. Ma finora nessuno ci è riuscito, tra l'altro te lo di più, se tu ti ricorderai, c'era un antagonista storico al professor Forson, che diciamo che poi è stato uno dei punti diamante del revisionismo storico in questo senso, che si chiamava Paul Bressac, che tra l'altro era anche di origine ebraica, il quale negli ultimi anni non poteva essere diversamente, infatti negli ultimi anni della sua vita il signor Paul Bressac, tra le righe, anche se tra le righe, ha detto chiaramente che praticamente Forson non ha mai detto cavolate. Allora, se ha detto anche tra gli ebrei ci sono persone oneste. Ma certamente, come no, altro che se ce ne sono, su questo non ci piove. Quindi, ripeto, per rispondere a quello di Megacip e anche altri che purtroppo non riescono a ragionare, la questione non è di fare una legge che già di per sé è malafede, la questione è dimostrate a questi visionisti che voi dite, che dicono sciocchezze, no? Eccetera, 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 dimostrate che hanno torto. Ma con i fatti e non con le leggi, che altrimenti significa che avete nascondere qualche cosa, perché non c'è una legge, che non esiste al mondo, cioè diciamo
ma proprio se vogliamo parlare di una seria società civile democratica, non esiste al mondo che si possa fare una legge per proibire una libera ricerca storica. Ma questo in questo senso, sì, la lobby ebraica ha imparato dai cristiani. Vabbè. Perché non dimentichiamo mai che gli ebrei, non è vero che i cristiani sono dipendenti degli ebrei, è vero che gli ebrei imparano dai cristiani. Sì, beh, anche questo, capito? Anche questo è bene, oh, sempre bene. Noi abbiamo ampiamente dimostrato che gli usurai ebrei agivano per conto della Chiesa. Sì, sì, abbiamo fatto più di un video dimostrando come, se tu ebreo volevi fare usura, dovevi chiedere il permesso al pretonsolo. Sì, sì, sì. No? Esatto. E se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Infatti, come, esatto, come allora, tu un'altra cosa. Il cordone, sì, baciavano il cordone e sganzavano un sacco di soldi. Ecco, ogni ma adesso anno per una licenza. Per avere la licenza di svolgere l'usura. Sì, sì, questo cioè, come lo sappiamo. Oggi, una volta c'erano i bordelli di Stato, per fortuna dell'umanità in Italia, no? Pagavi una certa cifra e avevi l'autorizzazione a gestire un bordello di Stato. Sì, sì, sì. Dove sì, sì, però lo Stato ti mandava il medico che andava a vedere se queste erano lueti, che avevano lo scolo o quant'altro. Giusto? Vabbè, allora, senti, adesso la soluzione, bacia pure sto cordone, mi pare ovvio. Allora, ovviamente. Adesso sì, tutte le strade d'Italia e le varie damazze che pretendono di controllare l'opinione pubblica italiana traggono ispirazione da codeste donne. Senti, adesso invece di facili, dicono donne di facili costumanze, ma non è vero, poveracce, sono costrette a tenersi a rigide norme loro dettate dai lenoni, va bene? Sì, sì, un attimo che mi dico in linguaggio italico pappone, è vero Chieghe? Chieghe, sì, rispondi, sì, è vero? Hai imparato questa lingua? Allora, papponi sono. Esatto, esatto. Un attimo che mi devo spostare per esigenze di tranquillità, qui c'è caos, un attimino che mi sposto. Sì, il caos non deve mai mancare, allora io dirò cosa. No, aspetta, non ho ancora finito. Ricordiamo. Non ho ancora finito, aspetta un attimo, aspetta che non ho ancora finito. Sì, no, io devo parlare di una specifica competenza. Aspetta un attimo, un secondo. Ma io aspetto perché devo parlare di una specifica competenza. Si tratta dei classi Knoller. Chi sono allora, i classi Knoller? Parla pure, non preoccupare. Purtroppo qui ci sono questi incidenti. Quelli della collina opposta, che nel caso Kennedy indicavano la collina come luogo di prove degli spari. Mm-hmm. E la collina da cui venivano gli spari che hanno ucciso Robert Kennedy. Sì, no, sì. Scusa. John Kennedy, John Kennedy, scusa, sì, John no, Robert, Kennedy. No, Robert è morto in un altro modo, cioè assassinato, ma non come ma John Kennedy. Robert Kennedy, Robert avrebbe comunque anche lui nazionalizzato la Federal Reserve. Sì, sì, infatti il programma è sempre quello. Hanno ucciso. Ecco, io adesso. Allora, io ti voglio parlare di una aspetta, cosa aspetta, molto importante. Sì, un attimo, allora, però prima c'è una cosa che della tu collina, noi siamo quelli della collina, noi siamo quelli della collina, capito? Sì, sì. Ci vuole un'altra classi cosa, voglio Knoller, dire. Noi siamo i classi Knoller, esatto, quelli che dicono, guardate che in realtà quelli che hanno ucciso Kennedy sparavano dalla collina, ed è vero. Sì, poi sì, dirò un'altra cosa. Ma no, momento, nel momento c'è il piatto forte, prima che ci sfugge, che è importante nella cronologia di quel che dobbiamo dire. Allora, prima ho citato la fonte Aurora. E ho citato quel raid, sì, che ha fatto un paio di anni fa, se non erro, in Pakistan per uccidere
il presunto Bin Laden, che tu sai benissimo che era morto già anni prima. Allora sì, la fonte allora, di quando, Aurora. Quando citi Bin Laden, sì? Devi fare uno scongiuro, ah, devi toccarti le balle. Ma infatti lo sto facendo già. E con la mano sinistra. Le balle. Dopodiché parliamo di Bin Laden. Esatto, sì. Con la mano sinistra, ti dico subito, ecco qua cosa dice questa notizia. Dunque, la notizia che riporta è questa. Importante. Dice che la TV pakistana, Sama TV, che ha fatto un'indagine su questo blitz che è venuto 2 anni fa, lì nella località in pakistana che si chiama, se un po' come quel nome, se non mi ricordo, poi lo dico. Comunque, insomma, vicino, chi se ne frega? Vicino dove è venuto questo raid, viveva, o vive ancora, doveva vivere, un certo Muhammad Bashir, che ha visto proprio che ha visto proprio lì, perché era vicino a casa sua, un elicottero, un Chinox dell'aviazione americana, che c'erano a bordo, secondo una stima, dei 10-20 occupanti, cioè che erano praticamente i SEALs, cioè i reparti speciali dell'esercito della marina americana, che sarebbe Sea Air Land, cioè SEAL, cioè mare, aria, terra, che hanno fatto questo raid. Infatti, nel momento che questo elicottero atterrava, è esploso, dice questo signore, e quindi sono morti circa, ripeto, 10 a 20 militari di reparti speciali. La cosa incredibile è che la TV il giorno dopo ha fatto, cioè, con entusiasmo questo servizio. Poi doveva rifarlo il giorno dopo e stranamente gli è stato proibito di farlo, ecco. E questa è la cosa importante. Poi qui c'è questo articolo, c'è un duro attacco ad Osama Bin Laden per le menzogne che avrebbe detto, che a quanto pare sono anche qui documentate. Comunque io invito ad andare sul sito di Aurora e a leggersi questa notizia, che comunque è importante perché assomma un'altra menzogna di Stato alla già nota menzogna che ormai è stata dimostrata in più parti sull'11 settembre 2001. Questo per dovere di informazione. E il resto a te la parola. Sai qual è la differenza tra Osama Bin Laden e Zorro, il famoso Zorro? L'hai vedeta già l'altro giorno. Sì, che Zorro è più vero di Bin Laden. In questo caso sì, è vero, ma non, vabbè, guarda, scusami, per tagliare sta toro, la verità sulla fine di Bin Laden, la verità ma veramente tale che per la quale è stata uccisa, l'ha detta Benazir Bhutto. Ecco, qui che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca, che cosa è la mafia? Adesso che hai detto questo, di questo fatto di Bin Laden, che la dice lunga, no? Sulla bontà, o meglio sulla serietà del governo americano e di tutti i suoi accoliti, a cui se vuoi tu fare un commento, ma penso che non so se ce n'è bisogno di fare un ulteriore commento a una menzogna che ormai si palesa sempre tale e che nasconde ben altri obiettivi di dominio, di guerra, no, ma eccetera. Al fine ci diranno che Osama non è vero, è un fantasma. Sì, vedrai che... Ormai da questi qui bisogna aspettarsi di tutto di peggio, ma la cosa più grave, sai qual è? È che purtroppo ci sono troppi beoti che ci credono, è lì il problema, caro Giorgio. E io ieri sera non ho avuto alcuna prova... D'altronde ci sono apparizioni di Madonna, di Cristi, eccetera, e che io vi dia questi? No, si tenessero le loro apparizioni. No, appunto. Adesso senti, voglio fare un'aggiunta sì, che ritengo estremamente importante sull'assassinio di Kennedy, sì, perché mi è venuto in mente proprio adesso. Ascolta, allora, Giorgio, l'unico... Sì. Mi assento un minuto perché devo prendere il cavo, perché sennò si spegne il computer. Intanto tu continua. Un minuto, sì, di orologio, 30 secondi. Sì, un sì, tanto devo dire una cosa io. 30 secondi, vabbè. Allora, mi è venuta in mente questa cosa sull'assassinio di Kennedy, che devo dire è estremamente importante. Giorgio Pisanò, nella sua rivista Secolo XX, scrisse in maniera molto esaustiva che l'assassinio di Kennedy non era stato dovuto
a uno o due megalomani e schizofrenici, era invece il frutto di una congiura. Ed era verissimo. Questa congiura, che ha visto coinvolti anche elementi della polizia e tutto il resto, era una congiura che risaliva a molto in alto. Ora, questo è il punto su cui io voglio soffermarmi. Pisanò non era a conoscenza e non poteva capire la tematica che è stata oggi evidenziata della vera origine dell'assassinio dei due fratelli Kennedy. I fratelli Kennedy sono stati assassinati dalla Federal Reserve, perché sia John Kennedy che poi in un secondo tempo Robert Kennedy avrebbero nazionalizzato la banca centrale, cioè la banca di emissione del dollaro, né più né meno come Lincoln. Per però arrivare a questa analisi ci è voluto del tempo e ci sono volute delle sedimentazioni di carattere culturale. Ecco perché, pur avendo capito e avendo avuto informazioni sufficienti, Giorgio Pisanò non poteva arrivare oltre perché gli mancavano gli elementi che sono stati portati nella cultura italiana, niente po' di meno, che dal professor Auriti. Se Giorgio Pisanò e altri investigatori legati a lui avessero capito che il problema vero era quella del signoraggio, cioè della fabbricazione della carta moneta dal nulla, allora le inchieste di Pisanò sarebbero andate oltre. A che cosa serve quello che ho detto? Serve semplicemente per questa ragione, che il progresso delle conoscenze è lento e l'interpretazione dei fatti non può che avvenire lentamente, e i fatti, le interpretazioni dei fatti cambiano sistematicamente sulla base dei dati culturali. Oggi noi possiamo dire tante cose. Sappiamo perché sono stati uccisi i due fratelli Kennedy, sappiamo perché i due fratelli Kennedy sono stati uccisi anche perché erano cattolici e non erano protestanti, sappiamo che esiste negli Stati Uniti d'America un rapporto molto stretto tra protestantesimo e ebraismo, e tutte queste cose comportano la politica estera degli Stati Uniti d'America. Infatti, chiaro questo discorso, è importantissimo, certo. È importantissimo. No, ma infatti, guarda, in effetti, la ragione per cui parleremo di mafia. Sì, in effetti, volevo dirti, è recente un contrasto, è venuto all'aperto, quello che tu ti ho accennato, fra repubblicani falchi che vogliono, ecco, beh, lì si voleva dire sì, l'origine americana della Repubblica Italiana, sì, è stupendo quello lì, Medi Russo, è verissimo. Questo è un libro da commentare alla grande. Volevo dirti che il fatto Kennedy è un'onda lunga che ancora ci sta ripercuotendo in America, cioè ancora si ripercuote, nel senso che ultimamente è venuto proprio fuori questa lampante realtà, perché Osama sta in contrasto con i repubblicani, i falchi repubblicani che vogliono una guerra, una politica aggressiva, quindi guerra fondaia, e Osama che praticamente a questo punto sta tagliando tutti i cordoni a questi qua, cioè nel senso che c'è anche per quanto riguarda, diciamo, lo Stato sociale degli Stati Uniti, che Osama vorrebbe, che Obama vorrebbe rifondare, vorrebbe comunque fare, cioè per i poveri, la sanità, per i più deboli, eccetera, che invece i repubblicani a tutti i costi non vogliono capire, e quindi sono ricatti sul debito pubblico. Quindi la storia, come vedi, continua ancora, cioè questa lotta non è ancora finita, in poche parole. Non finirà mai. Prima o poi finirà, però, mi dispiace, ma verrà dalla base stessa degli americani, perché in America c'è una forte coscienza su questo, con i noti movimenti che sono nati negli stati storici degli Stati Uniti, cioè quelli centrali, e poi i Wall Street Movement, e poi altre, insomma, sono altre
è andato solo, ha preso quota in America anche alcuni movimenti separatisti, per esempio quelli texani, che vogliono separarsi dall'Unione e anche altri stati. Vuol dire, la situazione in America, a noi non ce la fanno sapere com'è, ma in realtà è tutto da scoprire, perché non è come ce la dicono i media. Attenzione che l'America, il malcontento, è molto forte. Certo, il malcontento è forte e aumenterà e determinerà questo secondo sganciamento che a noi farà un grandissimo piacere. Beh, in effetti, lo sganciamento degli stati del centro-sud dagli stati del centro-nord. Ma in effetti, diciamo, i sintomi dello sganciamento che c'è attorno all'America adesso saranno dalla Turchia, perché Erdogan, vedendo che in Siria le cose si mettono male per lui, e sapendo che l'emiro del Qatar ha chiesto scusa ad Assad, come ho detto ieri, come anzi è stato dimostrato, tra l'altro, tra di più, io ho fatto una cosa importante, io ho chiamato in Siria un capo tribù alawita che è vicinissimo al presidente Assad, no? Il quale mi ha, questo lo provo, l'ho riuscito a parlargli tramite una mia amica che sta a Damasco, che lavora presso una grande università di Damasco, una ricercatrice siriana, la quale mi ha fatto parlare con questo tipo, che sa l'inglese, e mi ha confermato che la lettera dell'emiro del Qatar ad Assad è stata scritta 2 mesi fa, solo che l'istituto PDF che l'ha pubblicata, qui va dato merito che l'ha pubblicata pochi giorni fa. E la notizia è vera, cioè che l'emiro del Qatar ha chiesto scusa, anche se io, se fossi in Assad, accetterei la scusa a 3 condizioni, dicoci 3, no? Cioè io la penso con gli antichi romani, ti spiego. Prima condizione, pagare tutti i danni che mi hai fatto. Seconda condizione, sterminare tutta quella paglia terroristica, maniaca, perversa che tu hai mandato. Terza condizione, tu vieni da me, mi chiedi scusa, caro Emiro, e poi ti taglio la testa. Allora ti perdono. Perfettamente d'accordo. Cioè io ti parlo con, secondo la Lex Romana, che quando tu rompi i coglioni ti faccio pagare. D'accordo. No, così deve essere. No, domani era bello perché. No, ma questo. No, ascolta, questo fatto, momento, prendiamoci chiaro. Questo fatto varrebbe anche per il signor Erdogan. Che adesso fa il rufiano. Ma Erdogan si sta staccando. Erdogan ha fatto una bella operazione. Ha dato i nominativi all'Iran. All'Iran. Sì, lo so. Ma non basta. Di tutta una serie di spioni, ricattatori, sì, minacciatori. Che venivano da un paese che venivano da Israele. Esatto, io sto dicendo che venivano da un paese grande come la Calabria che si trova nel Vicino Oriente, che appunto è Israele. Sì. E infatti ne hanno beccati 12, secondo la fonte di cui mi sono aggiornato, che mi hanno confermato ugualmente. Ecco, quindi voglio dirti, io per esempio quando leggo certe notizie cerco di telefonare per sapere se è vero. Allora io ho fatto questo grande scoop, cioè o meglio, di grande scoop è una cavolata, ma diciamo che ho avuto a toccare con mano se la notizia dell'Emilio fosse vera. Questo qua mi ha detto che è vera, addirittura mi ha detto che è stata scritta 2 mesi fa. 2 mesi fa, non pochi giorni fa. Capito? Quindi adesso che tu sai benissimo che. No, perché quello che è bello sapere sulla Siria non è quello che appare ufficialmente, no? È quello che appare, quello che c'è sotto traccia che non appare. È lì che bisogna capire che come. No, perché adesso, per esempio, Putin si sta riprendendo l'Egitto e l'Iraq. È naturale. Lo sto facendo, è normale che lo sto facendo, è ovvio. Ma non solo. È giusto. Non solo. È naturale, è no, giusto, non solo. È logico. Non solo. Ed è molto un grande manager petrolifero italiano mi ha confermato una notizia che ho già sentito, però lui me l'ha confermata proprio per vera, e cioè che l'ENI, per non prendere in quel posto a causa della guerra fatta contro l'Italia, su Gheddafi contro l'Italia, per non prendere questo petrolifero. Esatto, Sarkozy, esattamente, per non perdere i pozzi petroliferi si è fatto proteggere dalla Gazprom. Quindi se rompono le balle a noi in Libia, ecco, per esempio, Putin potrebbe mandare un'altra flotta così a pescare, sai com'è, no? Potrebbe mandarla. No, cosa vuoi la flotta? Lì bastano 4-5 persone ben motivate. Certo, no, dico, li manderebbero lì. Che sanno come. Come si deve fare con certa gente, capito? Esatto. No, ma poi la cosa che vorrei sapere, a proposito della Libia, vorrei sapere come mai hanno fatto ammazzare quel console americano a Bengasi. Mi piacerebbe sapere come mai questo è avvenuto. Tu chiedete se è fatto di questo fatto. Ricordi quel console che è apparso sulle foto, anche in internet, è massacrato come Gheddafi? Guarda, io le mie idee me le faccio sempre. Anch'io. Allora,
c'è qualcosa che non mi quadra. Allora, però sì, è vero, però il problema non è così, no, non dovrebbe essere affrontato in questa maniera. Però, i rapporti internazionali sono rapporti estremamente complessi e complicati. Infatti. Per cui molto spesso ci scapita qualcuno. Non è detto che quel personaggio fosse veramente un personaggio piuttosto importante. Si è trovato casualmente in un posto sbagliato, capito? Sì. Capita spesso. Sì, può essere. Perché ad esempio. i nostri militari che sono stati uccisi a Nassiriya non è che fossero stati uccisi proprio intenzionalmente. Lì c'è stato un attentato che probabilmente era legato a tante inadempienze del governo italiano. Non è che fossero stati uccisi proprio perché dovevano essere uccisi, capito? Ti ho capito bene. Allora, bisogna stare molto attenti. Quello che è una vera e propria operazione di carattere politico, geopolitico o dei servizi segreti, oppure qualcosa che fa parte dell'addentellato, capito? Sì. È molto importante. Noi potremmo prendere un grande insegnamento non solo dalla storia romana, e mi riferisco ai rapporti che si stabilirono, non dico tanto in là, ma all'epoca della guerra tra Cesare e Pompeo. Da questo punto di vista sarebbe veramente molto interessante che si leggessero veramente le cronache della guerra che c'è stata tra Cesare e Pompeo, che non è avvenuta solo nel territorio metropolitano, ma è venuta in tutta l'area mediterranea. Esatto. Questo potrebbe essere un esempio. Un altro esempio potrebbe essere quello dei rapporti tra l'impero di Bisanzio e la Chiesa, la quale mandava periodicamente i crociati. Ma chi erano veramente i crociati? Non l'ha mai detto nessuno. Diciamolo. Allora, la maggior parte dei crociati erano dei franchi. Allora, questo avrebbe dovuto già incominciare a sollevare delle ipotesi, no? Come che erano dei franchi? Ma cosa andavano a fare là i franchi per conto della Chiesa? Non credo proprio. Allora, questo è un altro discorso ancora. Poi, per quanto riguarda ciò che avviene adesso in Medio Oriente, è chiaro che i giochi sono piuttosto complessi, ma è altrettanto vero che questi giochi porteranno a dei risultati che non sono quelli che i nostri amici pensano, a cominciare da Netanyahu e dei suoi fratelli. Non è quello che loro pensano. Loro credono di prevedere il futuro, ma non credo che con tutti i profeti che possono vantare, no? Tutti questi profeti. Ma siccome poi, oltretutto, no, erano profeti che profetizzavano sciagure, no? Cioè, cazzo, capì? Si rivolgevano a questi profeti tutti a grattarsi i coglioni. Parlava sto profeto, tutti a grattarsi. Ma hai fatto venire un'idea? Sai quale? Vorrei fare un film, Netanyahu e i suoi fratelli. Sarebbe molto bello farlo. Sì, i suoi fratelli, sì. Faccio un film. Sì, beh, brava gente. Bibi. Bibi. Cose da non credersi. Un paralogo lì. No, ma tu pensa proprio faccia di Tolla, loro hanno 400 bombe atomiche, e se l'Iran se ne fa una anda a dire, tu pensa un po' che prepotenza, cioè loro hanno 400 bombe atomiche. No, ma tanto, siccome sono degli imbecilli, e lo sappiamo perché sono degli imbecilli, credono a tutte le idiozie che ci sono scritte sulla Bibbia. Guarda, se c'è un libro dove sono scritte delle idiozie, ma comunque, cioè, allora
sono convinti che avere le bombe atomiche corrisponda ad avere un deterrente. Il deterrente c'era una volta, quando l'umanità era spaventata dalle due bombe gettate sul Giappone, laddove poi c'erano tutti questi utili idioti, a cominciare da Einstein, no? I quali dicevano la bomba atomica creerà dei problemi, distruzione, e lo facevano nell'interesse degli Stati Uniti, perché gli Stati Giorgio, Uniti erano gli unici che avevano la bomba atomica, no? Scusami Giorgio, sì. A proposito di questo fatto della bomba atomica, gli Stati Uniti, c'è proprio ieri, sempre sul sito di Aurora, che io invito i nostri amici a leggere, c'è un articolo che secondo me non è poi tanto clamoroso, cioè si parla proprio della bomba atomica lanciata dagli americani sul Giappone nel 6 agosto e 9 agosto 45 su Hiroshima. All'epoca la potevano lanciare. No, aspetta. Perché il povero Giappone era stremato e non aveva la possibilità di rispondere. Aspetta un attimo. Qui ci sono documenti nuovi venuti fuori alla luce anche dagli archivi sovietici. E l'articolo intitolato così, ripeto, il sito Aurora, dice: non fu la bomba atomica a piegare il Giappone, ma Stalin. Sì, è vero, l'ho letto anch'io. Ho letto il titolo, però sono andato a fondo. Io ho letto un po' ieri, insomma, è una cosa molto argomentata e secondo me qualcosa di vero c'è. Comunque da leggere. Ma in ogni caso resta appunto il fatto eclatante di queste bombe che sono state lanciate e di tutta una serie di intellettuali embedded, i quali si sono presi la briga di spaventare l'umanità dicendo guardate che la bomba atomica è pericolosa, allora state attenti perché gli americani sono cattivi, se buttano una bomba atomica vi fanno male, eccetera eccetera. Questa è tutta un'operazione che è stata concordata. Sì. Va bene? Allora, detto questo però, e avendo noi, presumo, chiuso con certe premesse, quello che mi interessava dire riguarda un aspetto estremamente interessante, non solo della storia nazionale, ma della storia del mondo intero, che riguarda appunto la mafia. Sì. E questo mi permette di dire alcune cose. Primo, noi abbiamo avuto in Italia, come sempre, alcuni grandi studiosi di sociologia, tutti professori universitari, i quali sono stati quelli che hanno creato la sociologia, la sociopsicologia, no? Realista, concreta, di derivazione chiaramente machiavelliana. Sì. Sì, Machiavelli. Questi sono tre grandissimi intellettuali che, vedi caso, sono stati dimenticati, soprattutto in un paese di servi integrali come sono gli italiani. Uno è Gaetano Mosca, l'altro è Michels e il terzo è Vilfredo Pareto. Questi tre hanno dato origine a una sociologia razionale della quale io vorrei parlare in questo momento, perché mi permette di sottolineare un aspetto fondamentale che è scritto in questo libretto e lo faccio vedere. E adesso mi accingo a leggere alcuni punti essenziali, perché per noi in questo momento sono la base della nostra azione politica. Lo dico e lo ripeto. Chi non accetta la nostra tesi non ha nulla a che fare con noi. E la nostra tesi è supportata dall'azione culturale di Mosca, Michels e Pareto. Vilfredo Pareto, che è stato a suo tempo docente... Ricordiamoci che Vilfredo Pareto è stato a suo tempo docente universitario a Losanna di Mussolini quando era in Svizzera. È stato anche Mussolini, frequentò le sue lezioni. Esattamente. Ma mi pare ovvio, questo è realismo concreto, questa è la grande sociologia. No, tanto per capirci. Possiamo dire che Weber è stato uno che ha ampliato, possiamo anche dire, ma rientra nel...
nel suolo degli allievi di questi tre, come al solito hanno messo tutto a tacere. Logico. Mafia. Dice qui dietro, c'è scritto mafia, cinese, americana, nera, turca, giapponese, libanese, russa. E soprattutto Cosa Nostra. Non spaghetti, ne manca uno. Pizza, radio. Ne manca una. E cioè? La mafia ebraica, non l'ho citato. Ah, la mafia, sì, va bene. No, quella ampiamente quella descritta dal grande regista e cineasta che ha fatto quel bellissimo film, il regista cineasta si chiama Sergio Leone, il bellissimo film C'era una volta in America. C'era una volta in America. Sì, esattamente. Sì. Con Robert De Niro anche, se non sbaglio. Esattamente. Non spaghetti, pizza, radio, ma mafia è il vero contributo lessicale dell'Italia del XX secolo alla ridefinizione multimediale della realtà spirituale dell'uomo del 2000. Perché l'universale fortuna del vocabolo? La radice del fenomeno mafioso è nella politica. Io ho sempre sostenuto che la mafia non è criminalità, è politica, come ci insegnano coloro che governano oggi in Italia. Il duo democristiano, apparentemente di due correnti, ma basterebbe semplicemente andare all'origine della nascita della Seconda Repubblica per vedere che il duo, no? Letta, Alfano, altro non è che le due manifestazioni, i due corni della Democrazia Cristiana. Ma scusa Giorgio, ma per te è nata la Seconda Repubblica? Dimmi. Per me la Repubblica è sempre la stessa, cioè secondo di che cosa? No, si intendono sempre delle formulazioni puramente teoretiche. Capito. Allora, mentre la prima Repubblica era un governo democristiano con addentellati più o meno centristi, la Seconda Repubblica, questo governo democristiano, si è diviso in due correnti, per cui abbiamo un centrodestra e un centrosinistra. Ho capito. Ma il potere è sempre democristiano. Ho capito. I comunisti non hanno mai contato un cazzo. Cioè nel senso che i comunisti sono andati, i postcomunisti sono andati al potere attraverso un idiota integrale. Idiota! Cioè, vai a prendere la parola idiota, perché idiota è una cosa, cretino è un'altra, no? Allora, D'Alema è un idiota, doveva servire per far bombardare la Serbia. E così è stato. Mentre quegli altri, quella sceneggiata di tre o quattro cretini, a cominciare dall'ex segretario del PD, come cazzo si chiama? Non me lo ricordo mai, tanto Occhetto? Mi fa schifo. Bersani? Occhetto? No, Occhetto no. Okay. Bersani? Bersani è un totale cretino, basta vederlo in faccia, no? Una volta lo mettevano al manicotto. Una persona intelligente. No, ma siccome io ho esperienza di attività lavorativa alla clinica neuropsichiatrica, no, vedevo i comportamenti di questi. Allora, quando Bersani fosse andato a farsi visitare da Lombroso lo mandava subito al manicomio. Basta così, basta. Non ti dico poi di Renzi, no, dico, tu sai che Cesare Lombroso è molto amato dai neoborbonici. Sì, appunto. Lo adorano. Sì. Ma Renzi. Io Renzi l'avrei mandato a cantare in un gran spettacolo sempre al manicomio, no? Sai che ai poveracci lì che stanno ricoverati li fanno ballare, li fanno cantare,
e avrei mandato a fargli fare un avanti spettacolo lì, capito, a Renzi. Quindi ci siamo a questi livelli, no? Beh, vabbè. Dopo, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, sì. Andiamo avanti perché il problema. Esatto. La radice del fenomeno mafioso è nella politica. Questa la perentoria, illuminante risposta già agli inizi di questo secolo nel sintetico, formidabile scritto Che cos'è la mafia? Di Gaetano Mosca, grande maestro di sociologia, ovviamente messo a tacere perché diceva le cose come stavano. Il grande sociologo è che, con la dottrina delle élite, ha fondato la scienza politica contemporanea. Va bene? Adesso leggiamo qualcos'altro che per noi è molto importante. Allora, parliamo di Gaetano Mosca. In Gaetano Mosca, 1858-1941, culmina quel Rinascimento siciliano che tra il Michele Amari della storia dei musulmani in Sicilia e il Santo Mazzarino del pensiero storico classico ha determinato il corso delle scienze umane nell'Italia dell'Unità. Allora, qui noi facciamo una piccola pausa. Io sono romagnolo, come i nostri amici sanno, tu sei nordico. Misto, medio sangue. Ma noi dobbiamo ammettere che la storia dell'Italia si identifica con la storia culturale della Sicilia. C'è poco da fare. Esattamente, ma guarda, tutti i rami, sia filosofici, sia letterali, sia scientifico. Allora, partiamo. L'Italia si identifica con la Sicilia. Ma se infatti, diciamolo una volta per tutte. Ma certo, alcuni nomi: Archimede, Pirandello, Ettore Majorana. Dico solo tre, per non dire degli altri. Basta, mi fermo qui. Chi vuole capire, capisco. Di quanti ne vuoi? Giovanni Gentile. Sì, Giovanni Gentile, poi, beh, certo, no, dico tre nel senso, capito? Ma anche Giovanni Gentile, anche. Pitagora. Scusami. Pitagora. Giovanni Gentile, il più grande. Platone. Anche. Un attimino, Giovanni Gentile, il più grande ministro dell'educazione che l'Italia mai ha avuto. Esattamente. Basta. È il più grande filosofo dell'attualismo del secolo scorso. Ma l'attualismo in se stesso non è che debba per forza essere predefinito. È un'espressione del pensiero. Che poi questa espressione del pensiero sia il culmine e l'evoluzione dell'idealismo che si diparte ovviamente dal pensiero tedesco non cambia assolutamente nulla. Quando verrà riabilitato Gentile, e questa riabilitazione avverrà prima di quanto non si creda, si capirà che l'idealismo in se stesso non è una derivazione in quanto tale, cioè una dialettica che si diparte dall'idealismo tedesco per arrivare a noi, ma è un'elaborazione di pensiero assolutamente autonoma. Dimmi. Ecco, una cosa importante. Tu hai parlato della riabilitazione di Giovanni Gentile. Ebbene, uno dei miei primi grandi maestri che ho incontrato nella mia vita quando ero giovane, sto parlando di Arturo Sedenari, grazie a lui e alle sue lettere che lui mandò anche a Roma oltre i giornali, nel 1994, quando Berlusconi entrò in politica e quindi vinse le elezioni e diventò capo del governo, il ministro delle poste di allora fece un francobollo dedicato a Giovanni. Esattamente, Gentile. Esattamente, ecco. che io, giustamente. Allora, andiamo avanti. Mm-hmm. Attenzione per quanto riguarda le considerazioni di questo commentatore, che è veramente molto, ma molto profondo, e che si chiama Piero Flecchia. Creazione di una ristretta élite riuscita a sfruttare magistralmente i contrasti delle grandi potenze, le debolezze degli stati dinastici, ma soprattutto il collasso dell'organizzazione clericale cattolica controriformista,
L'unità politica della penisola aveva acceso speranze immense tra i ceti poveri, alle quali il ceto rivoluzionario risorgimentale non poteva dare risposta che su tempi tragicamente lunghi. Guardate la profondità di questo pensiero, è vero. È vero. Non c'è nulla da aggiungere. Ergo, necessità di un governo forte contro la ripresa delle forze sconfitte. Come trovare la stretta via d'uscita tra brigantaggio, reazioni clericali, miseria popolare che imbarcava emigranti a bastimenti? Cioè il problema vero della destra storica. Sì, sì. Nasce da qui suo patrimonio spirituale per tutto il paese, la riflessione della destra liberale post-risorgimentale sui costi della politica, nella quale si iscrive quella di Gaetano Mosca, che si impone nel panorama scientifico nazionale con lo scritto sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, scritto nel 1884, dove fissa le linee generali di un pensiero che si articolerà ed evolverà, ma sempre coerente alle sue premesse iniziali, attraverso gli elementi di scienza politica, 1896, poi ampliati nell'edizione del 1923. E la storia delle dottrine politiche, 1937, libri di capitale valore scientifico, eppure oggi, lui scrive nel 1994, singolarmente marginali nel dibattito culturale. Vedi come scrive benissimo questo intellettuale le cose, ovviamente, così come stanno. E proprio mentre nel paese si fa grandi scorrere di valori della politica liberale, della quale il Mosca resta in Italia il maggior teorico, nella sua riflessione, per unanime riconoscimento internazionale, si trova il luogo di fondazione della scienza politica contemporanea. La scienza politica contemporanea nasce con Gaetano Mosca. Va bene? Bello, bello. Molto bello. Quello diciamo ai nostri amici, perché per il momento questi nostri amici, se vogliono informarsi, hanno la possibilità di farlo. Sì. Proseguiamo. Il positivismo del Mosca risale agli anni di formazione, attenzione, in una Sicilia la cui cultura partecipava a pieno titolo al circuito del liberismo internazionale. La dottrina della classe dirigente dell'unità per trarre il paese verso quella modernizzazione borghese europea alla quale resistono oggi come allora vasti ceti del paese intorno al cattolicesimo, portatore di una diversa visione dei destini dell'uomo e quindi del ruolo della politica. Bello. Se noi ragioniamo in questi termini, riusciamo anche a capire il ruolo di personaggi come Francesco I. Eccolo qui. Cioè, se uno ha in mano gli strumenti dell'analisi politica posti da personaggi di altissimo valore culturale come Gaetano Mosca, tanto per fare un nome, ma anche Vilfredo Pareto, poi diremo come giudica questo autore Vilfredo Pareto, ma è molto importante. Direi di sì. Vilfredo Pareto ovviamente aveva insegnato in Svizzera, quindi aveva una dimensione europea che Mosca non aveva. Però ci stiamo sempre qui dentro il discorso. Certamente. Però se noi dobbiamo parlare di politica, parliamo di politica. E la politica, come io ho sempre sostenuto, è sociologia. Se tu ignori la sociologia nella politica, non fai un cazzo. Hai capito, Grillo?
Vedi un po' di leggere qualche libro una volta tanto. Non solo lui, anche, non solo lui caro Giorgio, parlare. Non solo Grillo, ma soprattutto quelli, i parlamentari che sono no, lì. No, gli altri la siamo sempre. Gli altri lo fanno automaticamente. Gente come Angelina Alfano, Giorgio, lo fa automaticamente. Scommessa. Vuoi scommettere che se tu interroghi tutti i parlamentari del 5 Stelle e gli parli di Gaetano Mosca non sanno chi è? Forse se no, se a malapena uno lo sa. Vuoi scommettere? Altro quello. Allora. Non sanno nemmeno chi è Garibaldi, quindi e ti allora, immagino, e allora, siamo e allora cosa vuoi, siamo sempre lì nel nulla più assoluto. Allora, una strategia antiliberista portata avanti dal cristianesimo cattolico attraverso una politica del doppio binario, in parte accettando aperture e compromessi, come con il liberal cattolicesimo manzoniano o la democrazia liberal cristiana dei popolari di Don Sturzo, ma a un tempo imponendo pesanti arresti regressivi e cercando accordi con tutte quelle forze più dichiaratamente antiborghesi e antiliberali che si sono di volta in volta affacciate alla vita nazionale. Molto bello. Il ruolo di questi due Lazzaroni, Letta, no, Letta e Alfano, due compartecipi, no, al governo, non è forse il ruolo a loro assegnato dal cattolicesimo tendente a fermare qualsiasi tentativo di autentiche riforme nazionali in senso nazionalista? Sì, eccolo sì. Qui. L'hai detto, guarda, è un libro da leggere questo qui, un libro che ogni italiano deve avere in biblioteca. No, ma questo commento è eccezionale. Dal socialismo al fascismo, nel disegno di tenace difesa di un primato anche mondano della Chiesa, lo Stato ridotto a braccio secolare. Vecchia storia. Sì, sì. Sono millenni che lo Stato, la Chiesa punta ad avere lo Stato come Stato secolare, come braccio secolare. Sì, sì. Certo, il fascismo nel tentativo sovrumano mussoliniano di gestire queste forze è poi crollato grazie all'intervento degli Stati Uniti, i quali hanno d'accordo con la Chiesa, a quel punto la Chiesa si è messa d'accordo con gli Stati Uniti, hanno fatto crollare il fascismo, perché il fascismo avrebbe creato dei grossi problemi di carattere nazional-sociale alla Chiesa stessa. Ma attenzione, andiamo. Ma ci stava riuscendo. Ma tra di più, guarda Giorgio, scusami, sì. Ho una parentesi qua. E tu sai benissimo che la seconda guerra mondiale, da parte dei poteri forti, fu una guerra contro il tempo, cioè cercarono di farla scoppiare quanto più prima possibile. Perché? Certo. La classe intellettuale che stava formando negli anni 20-30, giovanile di ventenni in avanti, se durava altri 10 anni, cioè mettiamo fino a 50, la guerra era vinta ideologicamente. Certo. Beh, così è stato. Certo, hai detto una frase bellissima. Questo. È vero. Perché la paura allora era proprio andiamo questo, avanti. Cioè, e distrugge il pensiero. E infatti così è arrivato. È dopo. Questo. Allora, qui mi permetto di aggiungere un'altra cosa. Sì. Per far capire ai nostri amici, se ci seguono, devono anche capire quali sono le nostre posizioni. Nella politica tu puoi tracciare una linea, ma poi non puoi andare a sindacare quello che pensa ogni singolo individuo. Allora, il problema era proprio questo: quando il fascismo si è posto come continuità del risorgimento, aveva perfettamente ragione, perché l'unità d'Italia doveva essere ancora fatta. Certo. Ma l'unità d'Italia poteva avere due strade. Una era quella di mettersi d'accordo con la Chiesa e l'altra era quella di andare definitivamente contro la Chiesa. Infatti. Nel secondo caso, il caso ad esempio di Crispi è uno, ma di tanti altri, hanno toppato, perché era troppo forte l'impeto ideologico e culturale della Chiesa
contro l'unità nazionale italiana impostata all'epoca dal relativismo culturale massonico, che non può e non potrà mai riassumere tutta una serie di valori di carattere umanistico, quali sono quelli rappresentati dalla cultura classica di cui noi siamo gli eredi. Sì, 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 sì. Per cui il giochetto è stato molto semplice: attribuire l'alternativa alla Chiesa, alla massoneria, è facilissimo. Infatti, è chiaro, no? Infatti, infatti. Perché infatti la attribuisci a una forza mediocre per natura. Sì, sì. È tutto lì il discorso. È vero, hai centrato proprio il nervo della questione. È naturale. L'antirisorgimento è la grande linea di resistenza dell'Italia della Controriforma, il nucleo forte che blocca il processo di modernizzazione del paese in nome di valori altri con i quali si scontra e confronta l'Italia dell'Unità. E in modo decisivo il pensiero del Mosca, che dell'Italia liberale risorgimentale è forse la più complessa e coerente articolazione, portatore di un'acquisizione scientifica universale di portata decisiva per la sopravvivenza della stessa dottrina liberale classica, e quindi la cui affermazione si pone come escludente e alternativa al pensiero cristiano sociale. Bello, bello. Leggi PD, leggi Rosi Bindi. Benissimo, senti Giorgio. Hai capito? Bellissimo, ecco. Dobbiamo fermarci qui. Questo libro merita una seconda puntata. Finisco questa frase, poi concluderemo delle altre. Purtroppo il tempo è andato molto oltre. Dobbiamo fermarci qui. Dai, dimmi il mostra, il Mosca ha dimostrato che la realtà politica di tutte le società storiche si articola su due livelli. Attenzione, è qui che noi battiamo. Un'elite dirigente, la minoranza dei governanti. Una maggioranza di governati, rispetto ai quali la elite dirigente politica tende a chiudersi a oligarchia. Esatto. Tende a chiudersi a oligarchia, giusto. Proprio così. Raccontando cazzate di democrazia, di consenso popolare, di partecipazione popolare e altre idiozie. Sì, sì. Allora, con questo, a questo punto voglio chiudere, sì, però dovremo continuare a portare avanti questo discorso. No, assolutamente. La Sicilia oggi, vedi quante persone sono state citate già adesso, cita ad esempio Crispi, sì, la politica di Crispi, la politica di un siciliano. Sì, sì, però... La politica di Mosca, la politica di un siciliano, sono certo i siciliani, certo, ai quali dobbiamo... Ma... Sturzo! Anche cioè l'interprete più caratteristico del liberalismo cristiano. Don Sturzo. No? Cioè quello che tenta di rilanciare comunque la reazione cristiana, sotto forma di liberalismo, e chi è? È Sturzo. Infatti, sto dicendo un'altra cosa. E allora Giorgio, cosa fanno gli americani? Cosa fanno gli americani? Gli americani, che nella loro ottica conoscono perfettamente l'Italia, sanno che il controllo della Sicilia attraverso la mafia vuol dire controllare l'Italia. Esatto. Ti dico una cosa, volevo dire. Infatti, questa è un'osservazione molto interessante e intelligente che hai detto, che fa capire tantissime cose, specialmente su certe retroscena di come gli americani poi preparano lo sbarco in Sicilia, eccetera. Ti dico un'altra cosa, voglio dire. Tu hai detto una cosa bellissima prima, che io ho sempre sostenuto, ma da anni che lo dico, cioè che la Sicilia è praticamente il cuore culturale dell'Italia, almeno del secolo scorso, del Novecento sicuramente. E del Mediterraneo. Certamente. E poi vorrei concludere facendo un passo alle premesse di prima. Parlando della Siria, ho detto che l'emir del Qatar dovrebbe non solo esercire i danni fatti e sterminare quella teppaglia che lui ha mandato,
ma dovrebbe andare a Damasco, non a farsi decapitare, ma dovrebbe andare a Damasco e poi consegnarsi liberamente alle famiglie che hanno subito tutti quei crimini che sappiamo. Però dovrebbero andare lui, Erdogan e il re dell'Arabia Saudita. Ecco. Così, cioè allora vanno lì e Assad dice, guarda, vi ospitano le famiglie di quelli che voi avete fatto ammazzare. Vi ospitano gratis, per sempre. Per sempre. Sì, ecco, sì. Così. Sì. E poi magari se ci vuol venire, no, se ci vuol venire anche Netanyahu a farsi un giro, va benvenuto anche lui. Cioè, anche un viaggetto, lui sarà... un viaggetto a Damasco, sì. No? Sì. Come si dice abitualmente, no? No? Ascolta, vai a Damasco, diciamo un viaggetto a... no, tanto per riferimento, ascolta, a San Paolo. Cantiamo la canzone, BB la va in bicicletta, sì, da Gerusalemme a Damasco, si fa un giro, arriva lì e si incontra con lui, con i familiari, no? No, ma hanno... lì... Lì gli tolgo la bicicletta e lo mando, la mando avanti col pattino, col bipattino. Sì, esattamente. Sì, no, lui torna col pattino, esattamente. Lui torna col pattino. Però, diciamo, l'emiro del Qatar, il re d'Arabia Saudita e Erdogan vanno lì, pagano, fanno pulizie della merda che ha mandato e in più si fanno ospitare dalle famiglie che hanno subito tutto quel macello che sappiamo, le famiglie dei parenti che sono stati, ecco, vanno lì così, no, si fanno ospitare, no, non c'è bisogno di fare quel crudeltà, tagliare, no, ci ho pensato, ritiro quel pensiero cattivo, dico, Assad vi farà ospitare dalle famiglie che voi avete mandato quella gente lì contro a fargli dei dispetti, e allora le famiglie vi ospiteranno e vi ringrazieranno. No, a modo loro, senso dispetti, bene. Violenze terribili, no, alle femmine, alle ragazze, parliamo alle vergini, no, di Giorgio scusami, parliamo politicamente, porcate corretto. Terribili, bruciati vivi, lo so, ma no, ascoltami, non diciamo così, parliamo politicamente corretto, comunque di Repubblica della Sera, no, diciamo, o la Stampa, no, hanno subito dei dispetti, sai, ragazze così, non sapevano cosa, i compagni che sbagliavano, sai, non sapevano cosa facevano, erano ubriachi, poverini, sai com'è. Poi sai, uno così ubriaco che piglia $7,000 al mese per fare certi lavoretti, e, insomma, ragazzi che sbagliavano. Allora, sì, diciamo anche allora, a questo punto, per chiudere il discorso, dopo che hanno pagato, i signori Erdogan, il re di Arabia Saudita e l'emiro del Qatar, si presentano a Damasco, chiedono scusa, poi Assad dirà, guarda, io vi ospito, vi faccio ospitare dalle famiglie che ci tengono tante ad avervi a casa loro. Ecco, fra un pranzo e una cena, sì, una colazione, poi si sistema invitati tutto. Invitati a pranzo, invitati, sì, soprattutto, sì, sì, a pranzo. Sì, magari gli fanno bere un po' di caffè strani, sai, un po' di... ma così, sai, magari... Sì. Una cosa così, via. Un po' di caffè alla stricnina. Sì, sì, no, alla nitroglicerina. Ma già ti vede, già devi infilare nel culo. Ma ecco, magari sentono male, insomma, un trattamento speciale che ci pensano le famiglie siriane, poi sì, siccome sono molto ospitali in questo senso, vedrai che, sì, guarda, sarà un esempio magnifico per tutti i rompicoglioni di questo mondo. Made in USA. Esattamente, in questi scugnizzelli. Esattamente. Senti, con questo pensierino no, della... finisco una cosa perché è importante, sì, no? Forza, che continueremo in ogni caso perché, sì, l'avevo segnato. Sì. Attenzione, perché è importante questa considerazione sul pensiero di Gaetano Mosca. Bene, più articolata e flessibile alla borsa della cultura il pensiero di Vilfredo Pareta. Sì? Pareto, scusa, Pareto, ha cannibalizzato quello di Mosca sia tra i fautori della ripresa del liberalismo che tra i suoi antagonisti. Bene. La dottrina delle élite politiche nella versione paretiana ha finito col diventare tutta la dottrina delle élite. La sociologia del Pareto, tutta la sociologia del liberalismo, soprattutto in funzione antisocialista, anche perché la riflessione del Mosca, colpendo nel profondo l'immaginario dell'uomo politico come salvator mundi, esige un ripensamento ad imis della realtà politica. L'uomo politico è un delinquente, no? È un delinquente, come dimostrato qui ampiamente da tutto quello che è avvenuto in Italia, è un delinquente succedaneo e sottoculturalmente della
cosiddetta mafia. La mafia è la vera organizzazione politica, l'uomo politico ne è esclusivamente una propaggine. Purtroppo sappiamo un succedaneo. Esattamente. Bene, chiaro? Allora dobbiamo chiudere subito perché purtroppo il tempo è andato, io poi devo anche andare. Comunque niente, ti ringrazio perché questo libro di Mosca dobbiamo riprenderlo subito. Grazie più presto, perché è veramente ricco, sì, signore, di punti estremamente interessanti. E allora ti saluto. Veramente importante, anche perché noi dobbiamo recuperare Gaetano Mosca. Certamente, dobbiamo la terna, la ripeto. Certo. Pareto, Mosca e Michels. Esattamente. I tre grandi della sociopolitica. Esatto. Che sono stati emarginati perché dicevano esattamente le cose come stavano. Certamente, allora ti saluto, allora ci stiamo presto perché questo argomento va assolutamente ripreso secondo il mio punto di vista. Ti ringrazio. Eccezionalmente. E ti saluto. Ti saluto. E a presto.